Buongiorno a tutti, siamo qua con la seconda intervista. Oggi intervisteremo Checco 9, il NOB di prima qualità della Sardegna. Ciao Checco, come hai conosciuto Axbol? Da un sito pagando su internet. Interessante. Sappiamo che sei molto conosciuto, qual è stata la tua rampa di lancio? Vagando nelle stanze, magari facevo un po' lo stupido e tutti si mettevano a ridere, quindi Adesso sappiamo capisci. che ti conosciamo anche per grandi qualità. Qual è stato il team che ti ha fatto emergere? Gli Ultimate Codatores di Lord Axel, che mi ha allenato molto nel 4-1-4, 3-1-3. Infatti, proprio parlando di 4-1-4-3-1-3, cosa preferisci? 4-1-4. Sappiamo che militi nella ILH con gli SS. Ma secondo te chi è il favorito alla vittoria e alla qualificazione alla Champions League? Ci sono molte squadre forti, vabbè. Può essere che arrivino i Sorry for Party Rocking, When or Rosic, please. Vabbè, abbiamo capito che non conosci molto la classifica, però fa niente. Cosa pensi delle scelte di Serpe per le ultime convocazioni alla nazionale? Beh, cosa si può dire che ha fatto delle ottime scelte? Sono quelli che meritano. Beh, sì, anche se non tutti dicono così, comunque, Beh, hai hai intenzione ragione. di Non... salutare qualcuno? Sì, saluto il mio cane che non ho, mia nonna, poi Higuain, di Axbol, vabbè, Defteros, Panda Killer, I7, Monsi, Smith, e poi chi sta ascoltando. Quindi fottetevi tutti. Anche il mio cane soprattutto. Ok, grazie della tua presenza qua quest'oggi, noi ci rivediamo con la prossima intervista che è già programmata a The Smith. Ciao ciao!